Un'abitudine consolidata quella di rivolgere l'ultimo pensiero dell'udienza generale alla martoriata ucraina. Francesco saluta i giovani artigiani di pace di Rondine, cittadella retina che accoglie ragazzi da tutto il mondo e nel salutare chi arriva dai paesi in guerra, plaude alla scelta di vivere da fratelli e non da nemici. Il vostro esempio possa suscitare proposte di pace in tutti, anche in coloro che hanno l'impossibilità politiche. E questo ci deve portare a pregare di più per la martoriata ucraina e essere vicino. Anche nella catechesi il Papa aveva guardato ad Oriente, alla Cina di Matteo Ricci, testimone di zelo apostolico, gesuita che ha speso la sua vita in dialogo con la cultura orientale, da Macerata a Pechino dopo 18 anni di viaggio e formazione. Un esempio di corretta inculturazione, di amicizia e confronto positivo con la saggezza confuciana. Si vestiva come i bonzi buddisti, all'usanza del paese. Ma poi capì che la vita migliore era quella di assumere lo stile di vita e le vesti dei literati, come i professori universitari e i literati vestivano. E lui vestiva così. Oltre la preghiera e l'autorevolezza dei suoi studi, Matteo Ricci, ha continuato il Papa, era coerente con la sua vocazione e testimoniava con la propria vita il Vangelo che annunciava. Io posso dire il credo a memoria, posso dire tutte le cose che noi crediamo, ma se la tua vita non è coerente con questo, non serve a nulla. Quello che attira le persone è la testimonianza di coerenza.